Abbiamo raggiunto Melania Corradini sulle piste di Piancavallo, piste molto tecniche con cambi di pendenza difficili. Anche io, grazie al fantastico ruotino del nostro amico sponsor Offcar, sono riuscita a raggiungere le piste semplicemente. Gomme da neve, semplici manovre che mi hanno permesso di arrivare fin qui a raccontarvi della nostra Melania, che è reduce da un intervento alla clavicola sinistra che ha rischiato di compromettere la sua partecipazione alle Paralimpiadi invernali di Sochi. È una bella giornata di sole a Panorama in Canada, dove sono in programma le gare di Coppa del Mondo di sci. Nonostante le condizioni fossero buone, dopo 30 secondi di gara, lo sci sinistro di Melania Corradini si stacca e alla velocità di circa 100 km all'ora Melania cade, fratturandosi la clavicola. Sapevo che in quella porta lì dove sono caduta c'era una piccola buchetta, la neve non era proprio perfetta e quindi il giorno prima avevo un po' sbagliato lì e sapevo che dovevo portarmi un po' avanti. Quindi ho provato a farlo, però in quel mentre mi si è staccato lo sci esterno perché avevo poco peso sopra e quindi mi si è sganciato completamente e in un secondo mi sono trovata in terra. Dopodiché mi sono fermata sulle reti e lì per lì io non ho avuto nessun dolore, anzi pensavo più al ginocchio che alla clavicola. Niente, se mi hanno accompagnato al pronto soccorso e dopo si sono accorti che la mia clavicola era rotta, quindi sono dovuta tornare urgentemente in Italia e farmi operare. Ovvio che adesso con questa caduta qua un po' le cose sono cambiate, perché ho perso un mese, sono dovuta star ferma appunto un mese per recuperare e niente, però per fortuna nella sfiga diciamo è stata ho rotto la clavicola della spalla sinistra, quindi tutto sommato è un infortunio che spero si possa risolvere in fretta e ritornare come prima tra un mese. Ma torniamo indietro di alcuni mesi. Tiziana Nasi, presidente della FISIP, Federazione Italiana degli Sport Invernali Paralimpici, chiama il tecnico Valerio Ghirardi per aiutare Melania a recuperare dopo l'intervento ai legamenti del ginocchio. Tiziana Nasi un giorno mi ha chiamato dicendomi che dovevamo appunto incontrarci perché c'erano delle novità e comunque doveva parlarmi. Quindi io sono scesa a Milano, loro sono arrivati a Milano e quando ci siamo incontrati c'era anche Valerio Ghirardi. Io non lo conoscevo personalmente più di tanto, l'avevo incontrato un paio di volte, però subito ho capito che c'era qualcosa di diverso, nel senso che se c'era lui voleva dire che avrebbe lavorato con noi e quindi sono stata felice, molto, molto contenta di questa scelta perché comunque è una persona molto valida con tanta esperienza. Valerio Ghirardi è un tecnico della nazionale ed è stato tra l'altro responsabile della squadra di Coppa del Mondo femminile italiana di sci dal 1991 al 2006. Vanta al suo attivo 6 Olimpiadi e Sochi 2014 sarà la sua prima Paralimpiade. A lui il compito di riportare a livelli alti e competitivi Melania Corradini. Verso fine maggio Tiziana Nasi, il nostro presidente, mi ha contattato per vedere se c'era un'intenzione di lavorare con loro, con la Federazione Italiana Paralimpica e alla fine ho accettato, c'era questa proposta di dare un occhio particolare su Melania, anche perché lei aveva fatto medaglia a Vancouver in super gigante, quindi recuperare dall'infortunio che ha avuto al legamento che è stata operata a fine marzo, cercare di recuperarla per provare ad arrivare a Sochi competitivi. Questo è quello che è stato proposto e discusso e accettato dal sottoscritto. Dopo 4 mesi di operazione, quindi prestissimo rispetto alla normale procedura, abbiamo cominciato a sciare allo Stelvio ai primi di agosto e con un lavoro chiaramente molto blando in campo libero e man mano che si andava avanti, sentendo le sue sensazioni, parlando con il preparatore atletico, parlando con la commissione medica, abbiamo man mano avanzato il programma a arrivare ai primi a metà ottobre circa ad affrontare i primi tracciati di gigante. Chiaro che dobbiamo ricominciare, non dico da zero, ma quasi, soprattutto a livello psicologico,
affrontare curve ai 100 e 120 all'ora in sicurezza. Quando ricomincio a sciare, diciamo, dopo un infortunio la paura c'è un po' sempre, no? Perché comunque non sai come il tuo corpo reagisce e sei un po' inesperto, perché comunque non è che ti capita spesso di farti male, no? Quindi è sempre un punto di domanda. Ma adesso ovviamente io ho ancora un po' di timore, perché sono pochi giorni che ho rimesso gli sci. Ma credo che, anzi, mi auguro di ritrovare la fiducia che avevo prima dell'infortunio della clavicola e ritornare a sciare come prima. Dopo l'intervento al ginocchio, dopo l'intervento alla clavicola sinistra, Melania Corradini porterà a casa un risultato importante alle Paralimpiadi di Sochi. È quello che tutti ci auguriamo. Forza Melania!